tuta, capelli messi male, e vedere che quel video, ti giuro, non riesco a vederlo. Benvenuti a Senza Freni, io sono Pierfrancesco, il podcast con le domande sempre più faticose e le risposte ancora più autentiche. E oggi siamo qui con Ilenia Lazzaro. Ciao a tutti! Ilenia, possibilmente non l'avete mai vista, ma probabilmente l'avete sentita, è la voce delle telecronache di ciclocross e non solo in onda su Eurosport. Da partire da Telechiara ad arrivare fino a Eurosport è un attimo, e siamo qui con lei per capire come è arrivata a questo punto e tutto quello che si nasconde in mezzo. Quindi io incomincerei proprio a un'intensità tranquilla a capire un attimo chi sei, perché noi abbiamo visto che sei un atleta, sei una mamma e sei una commentatrice. Ti identifichiamo un po' in queste fasi, ti rivedi in questo o c'è qualcosa nel mezzo che ci è sfuggito? No, sono questo, sono anche una giornalista iscritta all'ordine ormai dal 2005, quindi un po' di anni, e di fatto sono una grande appassionata del ciclismo e sono contenta di aver fatto del ciclismo il mio lavoro, perché sono stata un'atleta elite negli anni 2000. Il professionismo nelle donne non esisteva più di tanto, però posso dire di aver fatto giri d'Italia, comunque squadre molto grosse, correvo su strada, poi sono passata al fuoristrada, ho fatto di tutto di più tra cross e mountain bike, però ovviamente cross è sempre stato il mio cuore, è una scelta di vita, di cuore il ciclocross per me, e in parallelo, già quando ero giovane correvo già, ho cominciato a fare la vecchia gavetta dei giornalisti, quindi ho cominciato con i giornali, il mattino, Gazzettino, scrivevo di ciclismo, principalmente delle altre categorie, non delle mie gare. Mentre correvi questo? Sì, già mentre correvo, e in automatico facevo anche l'università, ho fatto il DAMS, sono laureata in storia e critica del teatro, che non c'entra nulla con quello che faccio adesso, però mi ha dato una grandissima base dal punto di vista anche della comunicazione, di saper comunicare, e da lì poi sono partita, ho aperto la partita IVA mentre ancora correvo da elite e ho cominciato prima con gli uffici stampa, poi con la televisione, televisioni locali, e poi ho fatto la gavetta di una volta, quindi sono partita veramente dalle cose molto piccole. Started from the bottom, sì. Esatto, sì. Sono partita già dalle cose molto piccole e dalle categorie giovanili. La fortuna che ho è che adesso a 42 anni i bambini che io raccontavo sono diventati grandi e si chiamano Van Aert, Van Der Poel, e li ho visti praticamente crescere. Sì, sì, essere un precursore in questo senso, in ambito sia off-road sicuramente, ma anche comunicativo. Infatti ne parlavamo ancora prima del tuo utilizzo social media, ancora prima che diventasse un qualcosa di concreto. E in questo senso, rimanendo sempre a questa intensità qua, quello che mi sorge così da chiederti è come si trasforma una passione in poi un lavoro, in questo senso, perché è andata come è andata con le corse e ti sei comunque saputa rimaginare nell'ambito del commento sportivo. Allora, partiamo dal presupposto, come ho detto prima, che ho un grandissimo amore per il ciclismo, però sono anche una persona molto curiosa. E fin dall'inizio ho capito che la mia carriera sportiva arrivava fino a un certo punto. Io anche su strada sono sempre stata un gregario. Sono stata in squadre molto grosse, abbiamo vinto di tutto. Mi piaceva lavorare di squadra, però ero consapevole dei miei limiti. Una cosa che forse fin dall'inizio mi contraddistingue, anche nella mia vita, è che sono una molto costante. Cioè, ok, so che arrivo fino a lì, però Ci provo, prima o dopo riuscirò ad andare un po' più avanti, no? E quindi ho sempre seguito tutto il ciclismo. 20 anni fa seguire la mountain bike era essere giornalisti di serie B. Forse sono stata un po' lungimirante perché il ciclismo è cambiato verso il mio mondo. E in questo momento io racconto delle cose che per me sono parte della mia vita. Chiaro, sì, ci sei inserita da sempre. Ma sono semplici però, di fatto, no? Invece magari uno che comincia adesso deve studiare, e certe cose non te le inventi. Poi le ho provate tutte. Cioè io quando ho commentato il downhill, la prima volta in Coppa del Mondo ero a Bike Channel
e ho chiesto ad Alan Beijing, che era la mia spalla tecnica, di portarmi su un bike park, perché volevo provare prima di parlare alle persone, no? Quindi, secondo me, la chiave è una: amare quello che si fa e essere convinti che le possibilità, se te le cerchi, arrivano. E te lo dice una donna, 20 anni fa, fare quello che faccio io, per una donna era come, non lo so, un'utopia. Lo immaginiamo, e per non tagliare le tappe, facciamo proprio un discorso legato alle donne e passiamo quindi al secondo livello di questa sfida insieme, chiedendoci com'è, perché ne abbiamo detto, però non l'hai espanso molto, com'è lo sport per una madre in generale. Si parla proprio di l'idea di dover, sia per un atleta ma anche per una persona che deve portare avanti l'attività sportiva, e si ritrova a dover spostare la propria attenzione da se stessi verso qualcun altro, che sappiamo bene che per un atleta che deve dare il 100% tante volte si finisce per essere un po' egoisti. Come viene gestita allora, questa cosa? Allora, anche lì è un grande Tetris, sia emotivo che dal punto di vista dell'allenamento. Bisogna rendersi conto che non si può pensare a quello che si era prima, però dall'altra parte bisogna rendersi conto che i sacrifici che si fanno hanno un peso, quindi per quello che posso dire io è stata un'esperienza. Io sono tornata a correre 4 mesi dopo aver partorito la prima gara a piedi, cortissima, ero ancora sovrappeso e tutto, ma volevo tornare. L'anno dopo ho fatto l'italiano, ho fatto seconda a Monteprat, poi mia figlia sul podio me la sono portata da master, abbiamo vinto tra italiani, mia figlia è sempre sul podio con me quando riesco a portarla. Perché? Perché quel minimo sacrificio che faccio mi fa star bene poi durante tutta la giornata. E io penso che lo sport sia realmente una scuola di vita, non sono frasi fatte. I bambini assorbono come delle spugne. Se la mamma, se il papà, ma soprattutto la mamma, perché poi è la mamma quella che se la porta in pancia a 9 mesi. E non solo. Va alle gare, si porta dietro la bambina. E la bambina vede che alla fine la gara dura 40 minuti, 50. Però è una giornata di festa. Impara, e adesso sono qua, che non ti nego, mia figlia fa nuoto, ma continua a chiedermi: mamma, quando posso fare anch'io la prima gara di ciclocross? Avevo bisogno di un momento per me, perché mamma, sì, mamma con partita IVA, quindi stress, per me è una valvola di sfogo. Vado via un'ora in bici, è la mia ora per me, però poi riesco a fare tutto, e ho insegnato a mia figlia la stessa cosa: prenditi i tuoi tempi. Quando sei stanca da scuola fai mezz'ora di sport, un'ora, e poi torni bella carica per ripartire. Quindi tempriamo la figlia in modo che potenzialmente si ritrovi col figlio di Van Aert in corsa e insomma, dopo quel che sarà, sarà. Passando avanti, se siamo pronti. Vai. Via. Noi amiamo il ciclismo, guardiamo il ciclismo, sentiamo le voci di voi che lo commentate, ma Non vediamo mai effettivamente, se non grazie a qualche video, effettivamente quello che succede dietro. Cosa consiste la preparazione di un commento sportivo, sia dal punto di vista tecnico ma anche di preparazione mentale? Perché non te lo nego, adesso non mi interessa nessuno che io parli di me, ma mettermi in questa situazione comunque richiede un attimo di studio ma anche preparazione, cioè appunto mentale. Guarda, la telecronaca non è quando tu ti siedi in cabina e ti metti la cuffia, è tutto il prima. Quindi in base alla disciplina, soprattutto all'inizio dell'anno, c'è un grande studio dietro. Dal mio punto di vista c'è anche tanta comunicazione con gli atlete e gli atleti, non ti nego che noi non siamo sul posto. Questo è il grande, forse, gap che abbiamo rispetto ai nostri competitor, ma noi Eurosport non siamo sul posto. E la mia sfida è sempre stata quella di non far sentire al pubblico che io non ero sul posto. Anzi, ti racconto un aneddoto. Ho fatto le strade bianche da sola, femminile, 4 ore di telecronaca da sola. E lì, qualche anno fa, mi sono chiesta cosa posso fare per non annoiare le persone, per non far diventare un monologo, no? Sì, perché gli spazi vuoti, esatto, nel ciclismo. Esatto, e lì ho cominciato a interagire con il mio pubblico che mi sto creando, cioè dei miei telespettatori che sono affezionati, sono come di famiglia. Pensa che
ogni tanto quando li vedo mi portano il caffè piuttosto che... C'è un legame, esatto, però la base c'è, studio prima. Contatti, i contatti te li crei ma te li devi anche mantenere. Io sono una che non vuole fare gli scoop. I passaggi di mercato li so 4 mesi prima degli altri, però li ho sempre tenuti per me perché avendo fatto la detta stampa per tanti anni, riconosco il valore della detta stampa e lo rispetto. Quindi per me non devo fare scoop, devo raccontare ciclismo. E questo mi ha portato veramente ad avere dei contatti con le squadre quando ho bisogno, chiamo, mi danno il feedback, soprattutto quelli che sono nel percorso, soprattutto nel fuoristrada, dove è fondamentale sapere con che pressione partono, no? Chiaro. E quindi è un gioco anche lì, è un lavoro di squadra, secondo me. Poi io e Panchetti lavoriamo molto in sinergia. Panchetti si prepara da una parte, condividiamo gli appunti. Sono una vecchia maniera, ho quaderni pieni di appunti. Ogni gara, se tu mi chiedi una gara, io ti tiro fuori un quaderno e c'ho tutti gli anni in cui l'ho commentata con tutte le note. Ricordi del passato, dai. Sì. Quindi uno sport di squadra non solo per gli atleti ma anche per chi lo commenta poi. Sì. Stupendo. Passando avanti, ritorniamo quindi a ciò che hai menzionato all'inizio e si vedeva che c'era comunque della passione in quello che dicevi. Delle donne nel commento sportivo. Io non lo nego, ho iniziato a guardare il ciclismo maschile e tutt'oggi mi rendo conto che è uno sport prevalentemente per uomini, da uomini, raccontato da uomini. Esatto, e quindi sorge spontaneo domandarsi come hai gestito la tua entrata qui dentro, se hai dovuto dimostrare qualcosa a qualcuno, le difficoltà che hai incontrato. In generale, ci vuoi parlare di... Sì, ripeto, forse adesso è già più facile, fermo restando che perché sia facile qualcuno deve aver aperto la strada, no? Ci sono state delle grandissime giornaliste sportive, la strada in Italia l'ha aperta Alessandra De Stefano, però dal punto di vista del commento tecnico, di fatto la prima sono stata io, tanti anni fa. Devi avere qualcuno che crede in te, e il mio qualcuno si chiama... Gianluca Giardini e Paolo Savoldelli, che a metà degli anni 2000 mi hanno voluto a Bike Channel. E anche lì, sì, devi dimostrare di più. Pensa, io mi chiamo Ilenia Lazzaro, vado a fare il colloquio con il capo all'epoca di Bike Channel e mi viene detto, quando entro, mi guarda e resta un po' basito. E dice, ma... E questa gli dice a Giardini e Savoldelli, là, il commentatore. Il commentatore, sì. Ma io pensavo che si chiamasse Lazzaro. Quindi lui pensava che loro proponessero un maschio. Gianluca e Paolo hanno sempre detto, tra l'altro Paolo Savoldelli è stato mio idolo da giovane, quindi non ti dico fare per bella telecronaca con lui. Le prime sono state uno spasso. Hanno detto, no, noi il cross lo facciamo se entra lei con noi. Mi è stata data fiducia. E da lì sono partita, però prima di lì c'era tutta la gavetta delle categorie giovanili, degli highlights nelle gare, di scratch, che da 20 anni mandiamo in onda tutte le gare possibili e immaginabili. E non è stato facile comunque, non lo è nemmeno ora, però è anche vero che qualcuno deve aprire la strada. E l'ho aperta con tante porte chiuse e sono contenta che adesso magari qualcuno può sfruttare anche le porte aperte, no? All'estero è un po' diverso. All'estero molti talent come me di Eurosport fanno tutto. Si ruotano, quindi un giorno fai la gara femminile, un giorno fai la gara maschile. È già un po' diverso, ecco. Perché al momento tu fai ciclocross maschile. Io faccio ciclocross maschio e femmine, mountain bike maschio e femmine. Ma strada solo su donne. Strada faccio principalmente donne, però ad esempio ho fatto The Pan, ho fatto alcune Giro del Belgio. Diciamo che preferisco molto, mi piacciono molto le gare al nord, no? E quindi le trovo un po' mie, mi vengono anche facili. Certo. Devo dire la verità da commentare. Quindi, prendo ispirazione un attimo dall'estero, tu vedi il commento sportivo in Italia seguire quella strada lì? Eurosport e Discovery, il gruppo Warner Bros. Ha aperto una strada e sono convinta che già faceva negli altri sport, perché se pensiamo allo sci, al tennis, ci
sono un mucchio di commentatrici, donne che commentano anche i match maschili, no? Quindi penso che da qui si deve solo andare avanti, perché io ho sempre pensato che la competenza e l'amore per il lavoro non ha genere. Che tu sia maschio o femmina, sempre una bicicletta, eh. La fatica è la stessa, calibrata. Sì, sono le aspettative che gli altri hanno rispetto a questo argomento, che sicuramente deve temprare dover dimostrare di essere. Però è una sfida. Io anche ho sempre studiato di più, sempre di più, sempre di più. E questo mi ha aiutato alla fine. Trovare comunque la forza sì. In queste difficoltà. O ne esci bene o fai a fare altro, insomma. Infatti ci sono state nei miei anni qualcun'altra che aveva provato, però è stata un'esperienza che magari è finita. Io sono stata costante. E se ne parlava anche prima. Ho fatto l'ufficio stampa per vivere, non facevo le telecronache. Però mi piace fare le telecronache. Ora diventasse il mio lavoro principale e quindi ho continuato. Assolutamente. O meglio, assoluto. Sempre passando avanti, sempre sulla linea del commento sportivo, qual è stata la gara più emozionante o l'evento più emozionante che hai commentato? E sì, com'è stato viverlo? Qual è stato questo evento per te? Allora, ce ne sono tanti. Forse il pubblico che guarda Eurosport pensa alla vittoria di Marta Cavalli, che è diventato il mio master. L'ho riguardato l'altro giorno. Tra l'altro, continuo a girare. Io solitamente quando commento da remoto un po' mi metto a posto, però fino a quel momento non avevamo la telecamera interna, quindi non sapevo di essere ripresa. Erano condizioni pietose, proprio con questa maglia con i gatti. Che ma infatti devo dire, io ho pensato che fosse un pigiama. Devo dire. Sì, guarda, siamo là, siamo là, tuta, capelli messi male. E vedere che quel video, ti giuro, non riesco a vederlo. Prova a dare l'ultimo strappo. Dai Marta, dai adesso. Ogni volta che passa è il mio incubo. Fondamentale per arrivare qua sotto il traguardo, la messa. E vedere che quel video, non lo so perché, ha emozionato così tanta gente, mi lascia un po' perplesso. Affiancato al micro Floyten. Attenzione al testa a testa. Però è stato un video che di fatto non sapevo. Avanti, rilancio ancora una volta. Che venisse registrato. Rilancio ancora una volta Marta Cavalli e lei, la principessa delle Ardenne, Marta Cavalli. E ancora adesso, ai Mondiali Gravel, Gianni Vermesce è venuto lì e mi ha detto finalmente conosco Vai Marta. Quindi io sono Vai Marta, però se devo dirti, oltre a quella gara lì, il Mondiale della Balsamo. Io pianto come una fontana perché lì è stato bravo Gregorio, che ha parlato per quei 4 minuti dove io ero una valle di lacrime, perché venivo da anni di collaborazione con la Valcar, quindi io sapevo che la Valcar avrebbe chiuso, sapevo di fatto i sacrifici che avevano fatto le ragazze per essere lì e è stata una vittoria che ho sentito un po' anche mia, no? Quel mondiale di Elisa. E poi, terza gara, quando Van Vogt è tornato dopo l'incidente di Pau a vincere a Lille, una delle prime gare del ciclocross del rientro, proprio prima del Covid. Ecco, lì ho detto tornato Van. È tornato il mio pupillo. Sì. Mentre questa era la prima cosa, la prima che hai commentato in assoluto di gara? Giro della Lunigiana con Stefano Bertolotti nel 2003 o 4. Pensa che correva Brambilla, che era su GCN, Malori, che è stato un campione, Degenkolb, poi che c'era? Ulissi. Sì, ho visto praticamente crescere questi ragazzi qua. E come dicevi, sì, i tuoi pargoli che... Beh, guarda, a casa siamo molto amici di Simone Velasco e quest'anno vedere Simone vincere è stata un'emozione per tutti perché veramente l'abbiamo visto crescere da piccolino. No, ci posso credere. Ne abbiamo già parlato, li hai menzionati, parlavamo di ciclismo e le donne nel ciclismo e chiaramente riuscire a superare determinate porte da soli non è facile, li hai già menzionati, volevamo appunto chiederti dei tuoi modelli di riferimento che hai avuto o comunque le persone che ti hanno aiutato. Sì. Allora, Giardini Stavoldelli, l'ho già detto, Nicola Argesi che mi ha voluto a scratch e che mi ha insegnato di fatto a condurre una trasmissione, a fare gli highlights, a editare,
a usare Premiere, quindi ho imparato tanto anche da lui. Una scuola? Una scuola, vecchia scuola, sai. Lui era a scuola Rai, quindi mi ha insegnato veramente la base di questo lavoro. E poi la mia famiglia, perché comunque devi avere, soprattutto da mamma, un grande team dietro per fare tante cose, quindi mio marito Cristian, la mia mamma, mio papà e la mia bambina che mi corregge se sbaglio. Lei guarda le mie telecronache e poi mi dice mamma qui hai sbagliato, e fai meglio la prossima volta. Sì, sì, avere quell'onestà dentro casa ti aiuta a migliorare e tra l'altro scoperta che il marito di Ilenia poi è, insomma, da dove vengo io, dove viene tutta la squadra qua di Trieste, quindi lo salutiamo e passiamo al settimo livello di questa sfida insieme sui rulli per dirti che io ho iniziato a seguire il ciclismo da poco, alla fine dal Giro d'Italia che ha vinto Gegenhardt, perché all'inizio mi piaceva andare in bici ma dicevo non voglio sdoganarmi a guardare ciclismo, voglio viverlo e basta, invece poi l'ho guardato e mi sono innamorato. Non penso che nella mia vita non avrò mai l'opportunità di fare un commento sportivo e quindi ti proponiamo di commentare insieme questa scena, solo che qui ti mettiamo dei paletti, ok? E dobbiamo commentare una parola a testa e vedere che cosa viene fuori. Ok, parti te. Parto io. Vai. Buongiorno. Bentornati a Rovetta. La tappone di oggi, Giro d'Italia, che passerà per il Mortirolo e lo Stelvio. Attenzione, scatto di oddio, c'è un problema fisico. Problema tecnico, problema fisico. Problema di mal di pancia. Possibile, ripartono. Ripartono, Bahrain davanti, è Pellizzotti quello che tira. Una maglia rosa in difficoltà. Maglia rosa torna su, dopo problema tecnico. Landa, davanti, che cerca di vincere la tappa. Dietro, il gruppo che tira. Che è anche Nairo Quintana lì, che c'è. Quanta neve che c'è qui? Vabbè, siamo sopra lo Stelvio. Attenzione, potrebbero prendere freddo però. Vincenzo Nibali! Aiuto! Lo squalo dello stretto! Attacca! Mentre vediamo anche la maglia rosa ancora in difficoltà. Con un piccolo saltello, fa la curva. Nibali bravissimo in discesa, guardate come pennella le curve. Allucinante, allucinante. Ed è volata tra i due. Volata, volata, volata. Non so cosa dire, ma non farò mai un commento sportivo. Vincenzo Nibali! Assoluto, forse una parola a testa risultava complesso, però abbiamo voluto provarlo. È stato bello, dai. Torniamo a parlare un attimo del ciclismo femminile. Noi abbiamo, ti facciamo una domanda più generica e poi ti diciamo cosa abbiamo pensato noi. Tu quali pensi che siano stati i fattori determinanti nello sviluppo del ciclismo femminile, che oggettivamente oggigiorno è molto più seguito ed è molto, crea molto più interesse sicuramente? Beh, allora, in Italia sicuramente tanto è stato dato dalle nostre atlete, perché di fatto il pubblico italiano è un pubblico di tifatori, sicché se hai le italiane forti riesci anche a coinvolgere di più il pubblico. Poi la grande chiave del ciclismo femminile, e io sono assolutamente convinta che non devono aumentare i chilometraggi, è il chilometraggio. Gara più corta, più veloce a spiegare, più bella, a tutta coltello tra i denti dall'inizio alla fine. Ecco, andare a fare tapponi a 200 km, per me, nel ciclismo femminile non ha senso, perché vuol dire andare a ammazzare la corsa. Ed è proprio qui che penso di aver... Secondo te, appunto, questo aspetto qua, legato al fatto di essere più corta, di essere in questo senso più identificabile con lo spettatore medio, perché il ciclismo maschile o in generale lo sport di alto livello si è sviluppato talmente tanto che ormai è distante da quello che l'amatore medio può pensare di fare. Pensi che il discorso proprio di riuscire a identificarsi in loro sia stato e sia un fattore determinante nello sviluppo? Sì, sì. Ci sono molti amatori che ci chiedono anche i vantaggi delle ragazze.
E poi in un ciclismo così si identifica anche il sognatore, perché di fatto magari è un po' cambiato negli ultimi anni, ma il ciclismo femminile è sempre stato un ciclismo di istinto. Perché ci piace Van Aert, Van der Poel, più Van der Poel magari, e Pidcock? Perché hanno rotto gli schemi, o Pogacar? Perché in un ciclismo di schemi loro li hanno rotti a loro modo. E quindi emoziona. A questo punto è proprio l'umanità che viene fuori da queste persone ed è forse anche il motivo per cui il tuo commento col pigiama ha creato tanto scalpore. Perché alla fine ti puoi rivedere, no? in questi momenti. Passiamo alla penultima domanda. Alla penultima, ci siamo. Insieme sui rulli. Abbiamo parlato di ciclismo femminile, che è sicuramente uno dei tuoi pilastri, però vicino a questo sicuramente c'è l'off-road. C'è il ciclocross, ma oggi anche il gravel, perché commenti su Scratch TV una rubrica chiamata Gravelando con Ilenia. Esatto. Sì. Parliamo dell'off-road in generale, della visione da precursore che hai avuto in questo senso e di dove lo vedi andare nel futuro. Ok. Beh, io il cross l'ho fatto anche d'estate, no? E una volta il cross d'estate altro non era che il gravel di adesso. Quindi Gravellando è nata per spiegare queste bici, per spiegare gli itinerari, ma per spiegare anche alla persona che ha paura del traffico come approcciarsi in bicicletta, quindi con consigli utili. Cioè, ci sono delle ragazze ancora che usano le mutande sotto i pantaloncini, no? Se no io non c'è nessuno. Bisogna spiegarlo. Da lì, le gare gravel, ho fatto il mondiale, è passato dietro a casa mia l'anno scorso. Ho preso anche la medaglia, è stata un'emozione passare davanti al mio paese, col sindaco che mi vedeva, mia mamma che mi batteva le mani. E piace molto. Se avessi possibilità di correre di più, farei un botto di cose gravel. E quindi, secondo te, il futuro, perché l'investire nei giovani, nel gravel, lo vedi come qualcosa di attuabile, di qualcosa che... Sai, al momento il gravel sta diventando forse la seconda occasione di qualcuno, però quando si capirà che può essere una valida prima occasione per gli altri, ci si arriveremo. Però, come hai detto tu, per il femminile qualcuno deve aprire la strada. E quindi ai miei amici di CTF butto un occhiolino in questo senso. E passiamo quindi alla domanda finale, all'ultimo. Dai, perché non ce la faccio più. All'ultima domanda della nostra viaggio insieme sui rulli. Navigando tra i 2000 post su Instagram che dimostrano la tua costanza, abbiamo generato un'immagine con l'intelligenza artificiale che riassume un poco quello che il tuo profilo rappresenta. Cani, ciclocross e vampiri. E quindi a questo punto quello che invece si è differenziato un po' è questa immagine qua, e vogliamo che ci chiedi un attimo che cosa significhi questa immagine. Sono andata a Međugorje, ci andavo tante volte, mia mamma ci va ogni anno, e quel momento un po' duro la mia vita lì, sono voluta andare su sul Monte delle Apparizioni scalza perché avevo bisogno di quello, ed è stato un momento catartico della mia vita. Sono rinata lì, sono rinata. Non ce la faccio più. E in questo momento stiamo risorgendo anche noi dalle ceneri con la durezza di questi rulli. Noi siamo senza freni. Questa è Ilenia Lazzaro. A presto. Ciao.